sono Flavio, il Meeple con la camicia. Benvenuto a questa nuova puntata, in cui ti farò vedere il flusso di gioco di Planetarium. Ma se vuoi conoscere componenti e setup, puoi cliccare sul link in alto. Ti ricordo che alla fine di questo video ci sarà anche una piccola recensione, un piccolo parere mio personale su questo gioco. E ti ricordo che in descrizione trovi tutti i link per andare ai vari momenti di questo video. Sei ancora qui? Ok, andiamo! Il gioco si svolge in turni consecutivi, dove ogni giocatore esegue le sue azioni e prosegue in questo modo finché un segnalino materia non viene messo in questo spazio sul tabellone. A quel punto avviene la fase finale. In un turno devi muovere un segnalino sul tabellone, che sia un pianeta o un segnalino materia. Poi, se puoi, giochi una carta evoluzione bassa o evoluzione alta. Se hai giocato una carta, devi pescarne un'altra bassa evoluzione, alta evoluzione, oppure due evoluzioni finale, delle quali una va scartata. Vediamo le azioni uno alla volta in dettaglio. Il movimento. Puoi scegliere di muovere un segnalino materia o un pianeta. Quando lo fai, questi si muovono sempre in senso orario, seguendo le linee spesse o quelle sottili. Questo significa che in una singola azione di movimento un segnalino materia o un pianeta non possono muoversi su entrambe le linee. La materia può muoversi solo da un punto a un altro, almeno finché sul tabellone non viene messa una materia in questo spazio, e in quel caso la materia potrà spostarsi fino a due punti di distanza. Quando la materia si muove, non può oltrepassare altri segnalini materia o fermarcisi sopra. Possono invece muoversi sullo stesso spazio di un pianeta. Quando questo accade, metti quel segnalino sulla tua plancia nello spazio corrispondente al pianeta stesso. In questo caso è il pianeta A, e quindi questa materia andrà in questa porzione. I pianeti invece possono muoversi lungo la linea spessa di quanto vogliono, o finché non raggiungono un segnalino materia. Nel farlo, possono passare oltre gli altri pianeti, ma non fermarsi sullo stesso punto. Quindi il pianeta A potrebbe fare questo. Quando un pianeta si ferma sullo stesso punto di un segnalino materia, metti quel segnalino sulla tua plancia nello spazio corrispondente a quel pianeta. Vediamo ora come giocare le carte bassa e alta evoluzione. Dopo aver mosso un segnalino materia o un pianeta, puoi giocare una carta bassa o alta evoluzione. Ad esempio, volendo giocare questa carta, sai che puoi giocarla solo su un pianeta terrestre, e devi poter scartare dalla tua plancia, dalla porzione di pianeta dove intendi giocare questa carta, queste risorse. Quindi, volendo giocare questa carta sul pianeta B, che è terrestre, scarti queste due risorse, che finiscono sul tracciato evoluzione, e metti la carta in direzione di quel pianeta. Quindi ci posizioni un tuo segnalino e ottieni i punti vittoria. Quando giochi una carta, devi controllare se il pianeta rimane ostile oppure se diventa abitabile. E lo fai sommando i punti negli esagoni grigi e negli esagoni verdi di quelle carte che sono state giocate fino ad adesso in quel pianeta. Se sono maggiori i punti grigi, allora il pianeta è ostile. Se sono maggiori i punti verdi, il pianeta è abitabile. In caso di parità, rimane nella condizione attuale. Se la carta che hai appena giocato ha questo simbolo, puoi prendere una materia da qualsiasi parte del tabellone. Mentre invece, al posto di giocare una carta su un pianeta, puoi decidere di scartare una carta che ha questo simbolo, questa freccettina qui in alto, per scartarla e pescarne un'altra di bassa evoluzione. Ricorda che ogni volta che giochi una carta ne devi pescare una nuova, che sia bassa o alta evoluzione, oppure due evoluzioni finale e scartarne una. Ricorda poi che di quelle evoluzioni finale puoi tenerne un massimo di 4 nella tua mano, e in generale la tua mano non può essere di più o meno di 5 carte. Inoltre, se un qualsiasi mazzo dovesse esaurirsi, rimischia gli scarti per formarne uno nuovo. Terminato il turno, è il momento del prossimo giocatore in senso orario. Il gioco prosegue così finché non si giunge al round finale. E ricorda che quando viene raggiunto questo spazio sul tracciato dell'evoluzione, la materia può muoversi fino a due volte. L'ultimo round avviene quando un segnalino materia viene posizionato in questo spazio. Il giocatore che ha messo quel segnalino può ora giocare il suo ultimo turno, come al solito, quindi spostare un pianeta oppure un segnalino materia, e poi giocare una carta alta evoluzione o bassa evoluzione. E poi può giocare le sue carte evoluzione finale e terminare il suo gioco. Un giocatore può giocare una carta evoluzione finale su un pianeta solo se c'è una carta con un suo segnalino. Una volta giocata e ottenuti i punti, il segnalino viene rimosso. In questa fase comunque si possono giocare un massimo di 4 carte evoluzione finale. Dopo che ogni giocatore ha giocato il suo ultimo turno,
e ha giocato le sue carte evoluzione finale, si scopre chi è il vincitore con il maggior numero di punti. In caso di parità, vince il giocatore con il maggior numero di segnalini materia sulla sua plancia. In caso di ulteriore parità, il giocatore con più segnalini del suo colore sulle carte giocate sui pianeti. E in caso di ulteriore parità, il giocatore che ha meno carte in mano. Ora vediamo come si svolge qualche turno. Il giocatore verde decide di muovere il pianeta D fino a questo punto per prendere questa materia, la Terra, e la mette sulla rispettiva porzione di plancia. Non gioca nessuna carta evoluzione bassa o evoluzione alta e passa il turno. Il giocatore blu muove il pianeta C e prende questa materia, il gas, e la mette sulla rispettiva porzione di plancia. Non gioca nessuna carta e decide di passare il turno. Il giocatore giallo decide di spostare questo segnalino materia, l'acqua, sul pianeta A e quindi la mette sulla relativa porzione della sua plancia. Anche lui decide di non giocare alcuna carta. Il giocatore verde decide di spostare questo segnalino materia, l'acqua, sul pianeta D e quindi lo mette sulla propria plancia e decide di giocare questa carta evoluzione sul pianeta D. I prerequisiti sono una risorsa terra e una risorsa acqua che deve scartare dalla porzione D della sua plancia. E sono proprio quelli che ha collezionato in questi primi due turni e li mette qui nel tracciato dell'evoluzione. Quindi ottiene 5 punti vittoria. E ora deve controllare se il pianeta rimane ostile oppure se diventa abitabile. In questo caso è stata giocata una carta con i punti vittoria verdi, quindi il pianeta diventa abitabile, in quanto non ci sono altre carte che potrebbero cambiare questa situazione. E ci mette sopra un suo segnalino. Ora il giocatore verde deve pescare un'altra carta, che sia bassa evoluzione, alta evoluzione oppure due evoluzioni finale e scartarne una, e decide di prendere una bassa evoluzione. Il giocatore blu sposta il pianeta C su questa materia e la mette sulla sua plancia. Quindi decide di giocare proprio sul pianeta C questa carta. Questa carta vuole che il pianeta sia gassoso e che il giocatore spenda queste due materie per poterla giocare. Mette le materie sul tracciato dell'evoluzione, prese dalla porzione C della sua plancia, e gioca la carta sul pianeta C. Ottiene 5 punti vittoria e siccome i punti vittoria sono verdi, il pianeta diventa abitabile e ci mette sopra un suo segnalino. Quindi pesca una carta a bassa evoluzione. Il giocatore giallo sposta il pianeta A per prendere questa materia e la mette sulla sua plancia. Quindi gioca questa carta sullo stesso pianeta A, scarta queste due materie e le mette sul tracciato dell'evoluzione e mette la carta qui in direzione del pianeta A insieme a un suo segnalino. Ora questa carta, oltre a dargli 3 punti vittoria e a lasciare inabitabile il pianeta, gli permette, grazie a questo simbolo, di prendere un qualsiasi segnalino materia dal tabellone. E decide di prendere un segnalino acqua e può metterlo su qualsiasi pianeta della sua plancia. Quindi pesca una carta a bassa evoluzione. E questo era il flusso di gioco di Planetarium. Ora, se vuoi restare con me, andiamo a fine partita per scoprire chi è stato il giocatore che ha contribuito di più alla creazione di questo sistema solare. Altrimenti, se sei soddisfatto, io ti ringrazio per aver guardato questa puntata, ma se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, come al solito puoi metterle nei commenti e risponderò appena possibile. Grazie, io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima. Ed eccoci arrivati all'ultimo turno, perché sono state messe delle materie in questo spazio sul tracciato dell'evoluzione. È stato il giocatore blu, il quale adesso può giocare fino a un massimo di 4 carte evoluzione finale. Il giocatore blu gioca questa carta evoluzione finale, che gli richiede un pianeta ostile che sia sull'orbita numero 7. Il pianeta D si trova sull'orbita numero 7. Il giocatore blu quindi gioca questa carta sul pianeta D, ottiene 8 punti vittoria e deve rimuovere uno dei suoi segnalini come indicato sulla carta stessa. E infine può giocare questa carta che gli richiede un pianeta gassoso che si trovi tra le orbite 1 e 3. E il pianeta C fa proprio al caso suo. Giocando questa carta su questo pianeta ottiene 6 punti vittoria e deve rimuovere un suo segnalino. Termina così la partita per il giocatore blu e ora tocca al giocatore seguente, il giocatore giallo, fare il proprio turno e poi giocare quante carte evoluzione finale può e vuole. Il giocatore giallo quindi sposta il pianeta B e prende questa materia. Quindi gioca questa carta sul pianeta A spendendo queste due materie e ottenendo 5 punti vittoria. Le materie spese in questa parte si accumulano qui nell'ultimo spazio. Ora gioca questa carta evoluzione finale su un pianeta abitabile in un'orbita tra la quinta e la sesta. Ed è il caso del pianeta B, che è abitabile e si trova sull'orbita numero 5. E quindi rimuove un suo segnalino e ottiene 6 punti vittoria.
Infine gioca questa carta, che gli permette di ottenere 7 punti vittoria, su un pianeta terrestre in un'orbita tra la sesta e la settima. Il pianeta A fa proprio al caso suo. Ottiene i punti e rimuove un suo segnalino. Il giocatore verde decide di spostare questa materia sul pianeta C e la mette sulla sua plancia. Dopodiché sceglie di non giocare carte evoluzione bassa o evoluzione alta per giocare direttamente carte evoluzione finale. Questa carta, per ottenere 6 punti vittoria, deve giocarla su un pianeta ostile in un'orbita tra la quinta e la sesta. Il pianeta fa al caso suo, si trova sull'orbita numero 7, è un pianeta ostile e ha una carta con un segnalino su questo pianeta, che rimuove e ottiene 6 punti vittoria. Quindi gioca questa carta per 12 punti vittoria su un pianeta terrestre, abitabile, e deve spendere 2 risorse metallo. Il pianeta B è terrestre e abitabile. Il giocatore verde sul pianeta B ha 2 materie metallo, quindi rimuove il suo segnalino e ottiene 12 punti vittoria. Infine, per ottenere questi altri 6 punti vittoria, deve giocare questa carta su un pianeta abitabile che si trovi in un'orbita tra la terza e la quarta. Il pianeta C è abitabile e si trova sull'orbita numero 3. Quindi il giocatore verde toglie il suo segnalino e ottiene 6 punti vittoria. Vince questa partita di Planetarium il giocatore verde con 54 punti. E questo è davvero tutto. Ora, se vuoi restare un altro pochino con me, ti dico che cosa ne penso. Altrimenti ti ringrazio per aver guardato questa puntata. Se hai dubbi o domande, mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima. Eccoci qui allora. Adesso ti dico cosa ne penso di Planetarium, seguendo la mia classifica delle cose più importanti che secondo me un gioco dovrebbe avere. Se ti interessa conoscere più dettagli su questa classifica, puoi cliccare sulla in alto e c'è il link per andare a vedere quel video. Allora, partiamo subito con i buoni componenti. Beh, da come hai potuto vedere, questo gioco ha dei componenti che non solo sono spettacolari, bellissimi, sono anche di qualità, di ottima qualità. Io personalmente non ho mai visto delle tessere, dei tokens così spessi, sono veramente consistenti. Le carte sono buone, i componenti in plastica sono molto carini, fatti bene, il tabellone è fatto bene anche quello, le plance, i componenti non sono tantissimi, ma sono davvero ottimi, oltre che spettacolari. Ok, andando avanti, un tema ben integrato. Ora, il tema in questo gioco diciamo che è la cosa principale ed è molto legato alle meccaniche. Infatti qualsiasi cosa fai ha un senso logico, ha un senso scientifico e, nonostante sembrerebbe quasi un gioco astratto, ti dà proprio l'idea di trovarti a generare, a costruire un sistema solare facendo ruotare i pianeti sui loro assi, cercando di prendere la materia giusta per farlo diventare un determinato pianeta piuttosto che un altro, ostile o magari abitabile. Quindi, a mio avviso, il tema si lega benissimo alle meccaniche ed è un tema ovviamente eccezionale per quanto mi riguarda. Il gioco non deve essere, secondo me, troppo dispersivo, quindi sandbox. Non lo è assolutamente. Puoi scegliere tra due azioni, di cui una devi farla per forza, quindi diciamo che il gioco ti indirizza parecchio. Ovviamente non è restrittivo, perché ci sono determinate scelte molto interessanti. Magari ti conviene farne più una che un'altra, prima una e dopo quell'altra, se poi riesci a farlo, ovviamente, perché alle volte devi scendere a compromessi. Ma questo non crea una dispersione di idee e di possibilità quando ti trovi a cercare di concludere il tuo turno nella maniera migliore. Quindi è decisamente un punto a favore. Adatto a tutti i tipi di esperienza, assolutamente. Chiunque può giocare a questo gioco, è veramente semplicissimo. Oltretutto, essendo un gioco in cui cambiano tante cose durante la partita e durante il setup, è difficile farsi una strategia vincente. Sicuramente un giocatore più esperto avrà qualche vantaggio, ma non si sentirà tanto la differenza di esperienza tra un giocatore esperto e uno che ci mette le mani per la prima volta. Regolamento comprensibile e scheda di riferimento veloce. Il regolamento è semplicissimo, comprensibilissimo. Anche la versione in inglese che ho, l'inglese è molto semplice. Dietro c'è una scheda di riferimento, quindi meglio di così non poteva andare. È assolutamente un punto a suo favore. Ora, la casualità bilanciata al determinismo. Questo gioco sicuramente è molto più casuale che deterministico. Il setup all'inizio, le carte che vengono pescate sono tutte casuali, il fatto comunque
che non sai mai quale pianeta si andrà a muovere, quale pianeta muoveranno gli altri giocatori più che altro. Quindi, più che essere un gioco strategico, sicuramente è un gioco tattico dove devi essere capace di adattarti, di adattare la tua strategia a quello che succede durante la partita. Diciamo che è molto più un gioco americano che tedesco, a dire la verità. La curva di apprendimento. Beh, questo gioco, la sua curva di apprendimento è praticamente dritta, pari allo zero, perché è molto semplice apprenderlo. E ha veramente pochissime regole e può essere giocato pressoché da chiunque. Ora, l'interazione. L'interazione è molto interessante in questo gioco perché i pianeti e le materie sono controllate da tutti. Quindi io posso effettivamente scombinare i piani di un'altra persona se ho capito cosa vuole fare, cosa sta cercando di fare, spostandogli un pianeta o spostandogli una materia e creandogli un pochino di problemi. È un'interazione indiretta ed è un'interazione divertente, soprattutto che non stravolge totalmente la strategia o i piani che una persona poteva avere. Diciamo che spinge i giocatori a doversi sempre reinventare per cercare di vincere. Il setup variabile. Ora, il setup è molto variabile in questo gioco, effettivamente i componenti sono le materie e le carte e sono randomizzate in ogni partita. Quindi sicuramente ogni partita sarà diversa dalle altre e questo per me è un grande punto a favore. In conclusione, che cosa dire? Planetarium è un gioco che mi ha davvero davvero colpito. È un gioco semplicissimo, può essere giocato da chiunque, è divertente, è veloce, nonostante sia molto più casuale che deterministico, cosa a me piace molto che siano bilanciati questi due aspetti. Non importa in questo gioco perché è molto veloce, molto divertente e le sue immagini sono divine, sono veramente bellissime. Le nozioni scientifiche che ci sono nel regolamento e su ogni carta sono pertinenti e sono davvero interessanti. E inoltre a fine partita non c'è cosa più divertente di vedere come si sono effettivamente poi evoluti i pianeti, come sono diventati, in che modo si sono formati. Decisamente, decisamente un ottimo gioco che consiglio di provare a tutti quanti. E ci siamo, abbiamo finito. Io ti ringrazio per aver guardato questa puntata. Se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.